processo di unione iniziato 10 anni fa, diretta conseguenza dell'applicazione della legge regionale 5 del 2009. Stiamo parlando dell'unificazione dei consorzi di bonifica della provincia di Ferrara, avvenuta il 1 ottobre del 2009, un percorso lungo e significativo che ha determinato la nascita di un ente il cui comprensorio di competenza coincide di fatto con i confini amministrativi della provincia di Ferrara. Un processo celebrato in diversi appuntamenti, come quello che si è svolto lo scorso 1 ottobre a Casa Romei. Sì, 10 anni non solo del Consorzio di Bonifica di Ferrara, ma sono 10 anni di una riforma lungimirante che la Regione Emilia-Romagna ha voluto fare rispetto al tema dei consorzi di bonifica, rispettando quello che è il protocollo d'intesa che ANBI ha sottoscritto insieme alla Conferenza dello Stato-Regioni, che prevedeva alcune regole del gioco. Credo che qua in Emilia-Romagna sia stata interpretata nel miglior modo possibile, tant'è che oggi possiamo raccontarci di un mondo dei consorzi di bonifica efficace ed efficiente e nello stesso tempo utile per il territorio. A 10 anni di distanza possiamo definirla sicuramente un successo. Un successo perché in quasi tutto il territorio dell'Emilia-Romagna ci sono stati fusioni, aggregazioni. Devo dire che l'aggregazione qui di Ferrara è stata numericamente la più corposa, perché di fatto si sono messi insieme 3 consorzi più un consorzio di secondo grado. In un territorio, non sta a me a dirlo, dove la bonifica è nata e dove fa parte veramente del codice genetico di questa terra. E qui, che quindi era più difficile, però credo di poter dire, e siamo oggi a celebrare, non siamo a criticare, che il percorso avviato con quella legge lungimirante ha portato certamente grande successo, ma successo in concreto, nel senso che si sono ridotti gli apparati amministrativi dei consorzi, che hanno potuto concentrarsi, e sono aumentate le disponibilità per fare lavori sul territorio, che è la vera funzione dei consorzi di bonifica. 10 anni della nascita di questo consorzio, che lo ricordiamo nasce dalla fusione di 3 altri consorzi presenti sul territorio estense. 10 anni, c'è un bilancio, ci sarà un video insomma, che presenterà il cammino fatto proprio in questi anni. Che bilancio è? Un bilancio positivo, faccio una battuta, più che compleanno devo dire che onestamente in questi giorni, in queste settimane sembrava che qualcuno si dovesse sposare, perché c'era l'attenzione, la lista degli invitati, è stata una cosa abbastanza impegnativa. Devo ringraziare lo staff, anche perché abbiamo avuto Remtec, abbiamo avuto una serie di adempimenti importanti. Quindi un bilancio importante, positivo, e questa occasione proprio dei 10 anni ci permette di tirare un momento le somme e fare un punto da dove poi si riparte e si continua, ecco, quindi questa era la logica. È un'occasione importante per il consorzio e per tutto il mondo della bonifica. Ferrara è stata, diciamo così, stravolta dal punto di vista degli assetti amministrativi, perché la legge regionale ha comportato l'accorpamento di ben 3 consorzi più uno di secondo grado, quindi la legge regionale di fatto ha provocato qui un'unione di diverse realtà agricole, diversi territori, quindi un lavoro molto lungo, e oggi possiamo ritenere che si sia concluso abbondantemente e felicemente in questi 10 anni di grosso lavoro. Come lavorate in collaborazione con il consorzio di Pianura di Ferrara? Allora, devo dire che è una collaborazione più istituzionale che pratica, nel senso che il Reno ci divide in maniera formale, i nostri confini sono di fatto il Reno, e quindi quella disputa che fra bolognese e ferrarese è andata avanti per secoli in realtà ha trovato una soluzione proprio con la nascita della bonifica moderna, quando fu possibile incanalare il Reno, farlo arrivare in Adriatico senza toccare il Po. E detto questo, c'è una collaborazione molto stretta, perché il consorzio di bonifica, anche se ce ne sono 8 in Emilia Romagna, però siamo un sistema che continuamente ciascuno fa da benchmark agli altri. Il consorzio di Ferrara è certamente quello in termini economici il più importante, la Renana devo dire, non dovrei dirlo io, ma è lì vicino, e nonostante siamo su territori diversi, però abbiamo alcuni principi base che ci sono e ci copiamo a vicenda, naturalmente copiando le cose migliori. E questo effetto domino che c'è stato in questi anni ha fatto sì che tutto il sistema della bonifica in Emilia Romagna, obiettivamente, grazie la lungimiranza, ripeto, di una legge che ha guardato avanti, oggi possiamo dire è all'avanguardia in Italia. Il consorzio di bonifica Pianura di Ferrara oggi rappresenta una realtà particolarmente singolare nel panorama italiano, avendo un territorio che per metà dell'estensione si trova a quota inferiore a quelle del medio mare. Una caratteristica che rende ancora più delicato un territorio che deve fare sempre più i conti con gli effetti del cambiamento climatico.
in un momento come questo, difficile dal punto di vista climatico, perché i cambiamenti climatici e le ripercussioni che hanno sul territorio stanno veramente caratterizzando non solo il territorio stesso, ma anche le popolazioni che ne vivono. E noi come consorzio di bonifica dovremo saper affrontare questo cambiamento climatico con nuovi strumenti e con la capacità che abbiamo sempre avuto di progettare per trovare nuove soluzioni, ma soprattutto nel gestire il territorio con la conoscenza dei nostri uomini. E questo credo che in Emilia Romagna e in tante altre regioni d'Italia dove è stata applicata una riforma lungimirante come questa, se ne vedranno i risultati. Le prese di Migliaro e i sifoni di Berra, due strutture centenarie del Consorzio di Bonifica, sono state insignite con il prestigioso riconoscimento ICID, Register of World Heritage Irrigation Structures, deciso durante il meeting internazionale che si è tenuto a Bali dalla Commissione Internazionale per l'Irrigazione e il Drenaggio. Le due strutture, ora candidabili anche come siti UNESCO, il massimo riconoscimento internazionale, sono state scelte per quella che fu la loro alta innovazione tecnologica, entrando così a far parte del patrimonio mondiale per l'irrigazione. I sifoni di Berra sono stati iscritti nel prestigioso registro per il loro eccezionale sistema di distribuzione irrigua delle acque che ha permesso lo sviluppo agricolo ed economico del territorio. Progettati nel 1905 per portare le acque dal Po verso i terreni, per quell'epoca furono un'opera ingegneristica eccezionale e innovativa. Le prese di Migliaro sono chiaviche premiate per la raffinata illustrazione delle capacità tecniche e ingegneristiche italiane di costruire strutture di derivazione irrigua dell'acqua per lo sviluppo economico e raggiungere la sicurezza alimentare nella regione. Partiranno il 14 novembre, di giovedì, gli incontri della bonifica per la nuova edizione 2019-2020. Appuntamenti con la bonifica e non più mercoledì con la bonifica, perché abbiamo cambiato giorni, quindi non verranno fatti tutti di mercoledì, ma alcuni di mercoledì e altri di giovedì. Altre novità sono che sono 6 appuntamenti e non più 4, perché 2 usciremo da Ferrara, andremo sul territorio, e uno verrà fatto a Cento e l'altro a Codigoro. Quindi nell'area centese si parlerà di sicurezza idraulica e degli interventi che sono già stati fatti e di altri che verranno fatti. A Codigoro invece si parlerà della storia della bonifica dell'ex primo circondario che faceva parte degli ex consorzi di bonifica che si sono unificati il 1 di ottobre del 2009, che quest'anno ricadono i 10 anni dell'unificazione. Oltre ai 2 incontri fuori Ferrara che si terranno la prossima primavera, gli altri 4 sono in programmazione in città, 2 a Casa Romei, nuova sede individuata in questa programmazione, e altri 2 a Palazzo Crema, che ha ospitato gli incontri nelle passate edizioni. Giovedì 14 novembre alle 17, proprio a Palazzo Crema, il primo degli appuntamenti, dove verrà presentato il 9° quaderno della bonifica intitolato Il Bersaglio. Il Bersaglio è l'ultimo quaderno della bonifica che ha scritto la mia collega Barbara Guzzon, che è un'appassionata di storia. Lei in consorzio si occupa di tutt'altro, quindi di ambiente, caposettore responsabile dell'ambiente, però ha una gran passione per la storia. Usare il termine quaderno è un po' riduttivo per quest'ultimo, perché è veramente ben fatto, scritto molto bene. Ci sono storie di protagonisti della bonifica ferrarese che sono tutti collegati da praticamente degli inaspettati fili conduttori, e questi fili conduttori verranno in parte svelati il 14 di novembre dalla stessa Barbara Guzzon, e in parte vi invito a leggere il quaderno. Durante questo appuntamento distribuiremo il quaderno. Tra gli appuntamenti del 2020 anche quello del 22 gennaio, con gli autori delle tesi vincitrici dei premi studio della bonifica dedicati a Giorgio Ravalli e Matteo Giari, e quello di giovedì 13 febbraio con l'artista Nicola Zamboni, vincitore della seconda edizione del concorso nazionale di scultura De Acqua e Terra.
Sì, ci sarà Nicola Zamboni, che è il vincitore appunto della seconda edizione del concorso nazionale di scultura, che ha vinto con l'opera Maestra d'Acque. È un'opera che abbiamo già installato e inaugurato quest'anno presso l'Ecomuseo di Marozzo, in cui abbiamo creato 10 piazzole che verranno riempite ogni anno con l'opera vincitrice del concorso, e quindi è un museo all'aperto. E quest'anno l'artista, come l'anno scorso, farà l'incontro la mattina con gli studenti del liceo artistico Dosso Dossi, con i quali collaboriamo per fare questo concorso.